Agropoli, eccellente meta turistica e città della cultura, continua il suo percorso nell'affermarsi fortemente anche come città dello sport, grazie ai suoi prestigiosi impianti sportivi che hanno ospitato in questi giorni atleti italiani ed esteri che hanno effettuato la loro preparazione atletica per le Olimpiadi e Paraolimpiadi di Tokyo. Nella mattinata di sabato 24 luglio, l'amministrazione comunale della città di Agropoli ha incontrato per un saluto i giovani atleti del Sudafrica e dell'Italia. Si tratta di Ariola Dedai, Emanuele Di Marino in fase di qualificazione e Bevan Sassman di Città del Capo, Sudafrica, assente per motivi familiari Mpumelelo Mlongo. Nell'aula consiliare Alfonso Di Filippo, all'evento patrocinato moralmente dal CIP, Comitato Italiano Paralimpico, sono intervenuti Adamo Coppola, sindaco di Agropoli, Carmine Mellone, presidente del Comitato Italiano Paralimpico Campania, Paola Berardino, delegato provinciale CONI, Ottavio Giannella, fiduciario locale CONI, Angelo Palmieri, presidente dell'Associazione Atletica Agropoli, e Ludovica Daniso, presidente del centro sportivo Elysium. I quattro atleti hanno usufruito non solo degli impianti sportivi dello stadio Guariglia e della pista Mennea, ma anche del professionale supporto e dell'accoglienza del centro sportivo Elysium. Quindi una bella sinergia fra ente, associazioni e privati, coordinate dal fiduciario locale CONI, Ottavio Giannella. Agropoli, essendo una città turistica, è abituata all'accoglienza, quindi chi ci viene a trovare, noi cerchiamo di coccolarla nella maniera migliore possibile. E poi ormai sono anni che ci freggiamo di città dello sport, che grazie ai nostri impianti, cui abbiamo fatto grandi investimenti, riusciamo a organizzare eventi a 360 gradi, dal calcio al basket, pallavolo, nuoto, insomma veramente riusciamo a essere il centro dello sport. E nel sud Italia, diciamo, la città di Agropoli è stata indicata più volte tra le città più disponibili in questo campo, quindi siamo di questo felici e orgogliosi. Ma oggi è una giornata particolare perché abbiamo accolto questi atleti olimpici, paraolimpici che sono venuti a trovarci, abbiamo dato loro la disponibilità dei nostri impianti per gli allenamenti, siamo felici e orgogliosi di partecipare alla loro preparazione, nell'aspettativa, insomma, che ci diano risultati, che noi del nostro piccolo abbiamo potuto partecipare magari a un successo importante a livello internazionale, quindi questo siamo felici. Poi oltre agli impianti siamo riusciti a dare un clima ottimale per gli allenamenti, quindi siamo felici naturalmente di tutto questo. Noi abbiamo accolto questi atleti veramente con un grande affetto, perché ripeto, la nostra volontà è accogliere tutti in questo modo. È chiaro che un'accoglienza particolare è stata fatta loro perché vogliamo dargli, se possibile, anche una spinta emotiva in più nelle gare che li attenderanno, quindi per questo motivo abbiamo cercato di stargli vicino e insomma siamo felici, insomma, della loro disponibilità. È stato bello ed è bello accompagnarli in questo percorso. Naturalmente siamo in una fase importante, ci sono le Olimpiadi in corso e quindi quale momento migliore, insomma, per fare in bocca al lupo a tutti gli atleti in generale. È bello, insomma, ricominciare a riparlare di sport dopo questo periodo così difficile, quindi la cosa forse più bella è proprio di cercare di tornare alla normalità, e credo che sia il segnale più importante che possiamo dare. È una grande soddisfazione ovviamente per il Comitato Paralimpico Regionale della Campania essere insomma stati ospitati da Agropoli, dalla città di Agropoli, dall'amministrazione, a cui va rivolto un grazie sincero per questo gesto di sensibilità, insomma, tenendo presente che Agropoli ha delle grandi strutture sportive che consentono di poter svolgere sia le gare che gli allenamenti in tranquillità. E ovviamente la presenza di questi atleti paralimpici qui ad Agropoli è dovuta anche al fatto che Emanuele Di Marino è salernitano, quindi diciamo che conosceva bene il territorio e ha cercato di immaginare di intervenire qui. Il grazie va anche a coloro i quali si sono prodigati per questa attività, e quindi al delegato zonale del CONI, comunale del CONI, Ottavio Giannella, Paola Berardino, che è la delegata provinciale del CONI, e a tutti quanti, insomma, hanno fatto in modo che questo evento si realizzasse. Il sindaco Coppola diceva prima che questo può essere un preludio, insomma, ad una possibile gara positiva di questi atleti, e quindi alla possibilità di poterli ospitare di nuovo, magari con la medaglia. Il nostro auspicio come territorio campano è quello di avere questa possibilità di salutare i ragazzi che tornano da Tokyo con tutte queste difficoltà che stanno incontrando. Insomma, adesso la rappresentativa olimpica, ma tra breve partirà quella paralimpica, quindi tutte queste difficoltà speriamo che possano essere superate e che alla fine ci sia la possibilità, insomma, di svolgere i giochi in maniera tranquilla, regolare,
e di poter mettere nel carniere, insomma, tante medaglie sia a livello italiano che a livello campano. L'Atletica Agropoli a supporto di questo ponte tra Agropoli e Tokyo 2020. Un binomio fantastico quello dello sport con il turismo che abbiamo sposato e portato avanti in questi anni, che oggi si avvale di un'ulteriore grande e importante aggiunta, che è quella del CIP, del Comitato Italiano Paralimpico. Ospitare qui atleti che parteciperanno alle Paralimpiadi per noi è un motivo di grande soddisfazione, e quindi mettere a disposizione le attrezzature che l'Atletica Agropoli negli anni è riuscita a mettere giù grazie a quanto è stato realizzato sia in termini di atletica leggera sia in termini societari e sociali sul territorio è una cosa importantissima. Diciamo che la ciliegina su una torta che è stata confezionata negli anni grazie al CONI, grazie a Ottavio Giannella che è il cuore pulsante fondamentalmente di questo evento questa mattina qui ad Agropoli, e questo ci permette in un fare rete, come dice Ottavio, in un fare rete di raggiungere risultati importanti. E appunto atleti paralimpici ad Agropoli vuol dire scegliere Agropoli come sede di allenamento. L'allenamento è il vero cuore pulsante dello sport, perché ci sta il dietro le quinte, che è proprio quel binomio tecnico-atleta che nell'atletica leggera, ma in molti sport, è il cuore ed è il vero punto di partenza per poi ottenere dei risultati importanti. Il rapporto con questi atleti? Un rapporto eccezionale, ci stanno anche lasciando dei piccoli segreti sportivi sul campo, i nostri ragazzi li stanno vedendo allenare, quindi è bello poter intersecare anche la possibilità di aiutarli nel caso specifico di Ariola, che è atleta italiana, ha dei problemi di vista, e quindi un in più per i ragazzi dell'Atletica Agropoli che si porteranno con loro un bagaglio importante anche per il futuro. Fare rete alla fine aiuta a crescere tutti. Sì, da soli si può andare veloci, ma insieme si va sicuramente lontano. Non a caso il gioco di squadra nello sport, anche in sport individuali come l'atletica leggera, è punto importante di partenza.